I campionati nazionali universitari del 2024 si svolgeranno in Molise dal 18 al 26 maggio. La Federcusi, Federazione Italiana dello Sport Universitario, ha deliberato di accettare la candidatura avanzata dall'Università degli Studi del Molise e dal CUS Molise e a loro affidato l'organizzazione di un evento sportivo nazionale in grado di porre al centro dell'interesse dell'opinione pubblica non solo sportiva, un'intera regione con le sue specificità, le sue caratteristiche e i suoi valori. Lo sport è uno dei nostri temi di grandissima interesse. Il professore Guerra, che è anche direttore del Dipartimento di Medicina, ma che da sempre si occupa dello sport in Molise, ha ottenuto secondo me un altro bellissimo risultato di avere i campionati nazionali universitari di nuovo in Molise da noi. È una bellissima avventura. Ci saranno tanti ragazzi di tante sedi italiane, avremo una grandissima partecipazione, quindi avremo un grande movimento anche in Molise. Noi tenere, come sapete, il Molise in primo piano è una delle mission che l'università si è data in questi anni, sarà una bellissima occasione. Nel Molise habitat naturale degli studenti, ma habitat naturale dello sport mi piace molto. Poi questa è una settimana di festa, il Campobasso ha vinto il campionato, finalmente vorrei dire, con un poco di patema d'animo del finale. Sapete che sono un grande appassionato di calcio, quindi seguo tutto. L'Isernia ha vinto il campionato. Il Termoli si è salvato, un poco di dispiacere il Vasto Gerardi che non ce l'ha fatta. I CNU rappresentano il più importante evento sportivo nazionale rivolto al mondo universitario, che vede il coinvolgimento di 156 CUS italiani. Ogni anno sono ospitati in una città diversa, si svolgono annualmente in due diverse sessioni, quella invernale per gli sport sulla neve e quella primaverile per le altre discipline. Sono promossi dalla Federcusi e organizzati dai vari centri sportivi universitari. Siamo pronti e per noi è un impegno. Ringraziamo innanzitutto l'Unimol per averci dato l'opportunità di organizzare questi campionati che sono stati assegnati dalla Federcusi, anche perché l'Unimol ormai è un certificato di garanzia per quanto riguarda gli eventi universitari nazionali. Quest'anno poi c'è la grossa novità e ringrazio doppiamente l'Università, in particolare il Dipartimento di Economia, per averci dato un progetto innovativo che riguarda la sostenibilità ambientale. Mettono a confronto i migliori atleti universitari di età compresa tra i 18 e i 28 anni, ciascuno in rappresentanza del proprio CUS, del proprio Ateneo locale, nelle discipline sportive ufficiali e in alcune specialità proposte dal comitato organizzatore. Il CUS Molise è un certificato di garanzia per la Federcusi di riuscita delle manifestazioni, soprattutto quelle, diciamo così, nazionali. Si stimano dai 4.000 atleti, quest'anno abbiamo voluto addirittura allargare, ci sono alcune competizioni che prima erano 8 squadre, sono diventate a 12, addirittura abbiamo il calcio su Termoli che da 8 sono 16 squadre, quindi sarà un primo CNU realmente allargato con numeri importanti.